Una tavola rotonda per confrontarsi su un tema fondamentale come il lavoro, per analizzare la situazione, per capire quali sono gli strumenti in campo e quali gli aspetti su cui intervenire. L'appuntamento dal titolo L'impegno della Regione Lazio sulle politiche attive del lavoro è stato organizzato a Cassino dal consigliere regionale Marino Fardelli. Anche le organizzazioni sindacali hanno fatto emergere un dato, che il nostro territorio deve avere un po' di più attrattiva, un po' di più appeal rispetto al resto della regione, altrimenti siamo sempre in sofferenza e le politiche attive che la Regione Lazio ha messo in campo fino a questo momento forse hanno una risposta più che sufficiente rispetto alle aspettative. Si è parlato anche delle ultime iniziative della Regione Lazio nel campo del lavoro. Abbiamo fatto uscire da pochi giorni un bando che consentirà l'accompagnamento attivo nel mercato del lavoro a 2.000 disoccupati del Lazio, molti sono di questa provincia. Per questa provincia la Regione ha lavorato moltissimo, ricordo a tutti l'accordo di programma che è entrato nel vivo e sta incominciando a dare i suoi frutti. Il dibattito non poteva che convergere sulla situazione dello stabilimento FCA di Piedimonte San Germano. Abbiamo rifinanziato la legge 46 con 3 milioni e mezzo, 1 milione e mezzo sono già disponibili, è venuto qui anche l'assessore Fabiani a dirlo, ha messo sul piatto subito le risorse per garantire a questo territorio le infrastrutture necessarie per la fabbrica che è per noi un fiore all'occhiello e rientra nelle priorità della Giunta Zingaretti. Solo la scorsa settimana c'è stato un incontro in prefettura per discutere degli interventi da eseguire sulle strade. Abbiamo dato un segnale come Regione Lazio che c'è un'attenzione rispetto agli anni passati e questi fondi che arrivano dalla Regione Lazio, che la settimana scorsa appunto c'è stato un vertice in prefettura anche con la provincia e con la regione stessa, in certo modo sono oggi una certezza e questo è un impegno che avevamo preso già nel 2013 con la giunta Zingaretti, con il presidente stesso, e siamo passati da 50.000 euro a 3.500.000 euro per quanto riguarda il territorio a beneficio dell'indotto Fiat. E questo già è un grande risultato.